Ringrazio molto di essere qui e questa è una giornata di formazione e informazione su alcune tematiche che riguardano in particolare l'educazione alle differenze. E faccio una brevissima introduzione, questa è una scuola e quindi noi ci occupiamo di educare alle differenze e di inclusione, anche se è una parola molto abusata, di tutte le differenze. Allora, quello che noi come educatori, come insegnanti riteniamo fondamentale ribadire, l'abbiamo già detto in altre occasioni, come sembra giusto dire, è che nelle differenze degli altri io riesco ad arricchire la mia vita. Quindi se io conosco ed entro in contatto con persone diverse da me e parlo di qualsiasi tipo di differenza, probabilmente arricchisco me, scopro delle cose di me che non conoscevo, e probabilmente riempio dei vuoti o delle mancanze di me, no? Quindi dal punto di vista dell'insegnamento questo apre una possibilità, una varietà di arricchimento che è praticamente infinita, no? E quindi come educatori, come insegnanti, questo per noi è assolutamente fondamentale. E di differenze si parla da molto tempo, forse sulla differenza di genere, sulla prevenzione del bullismo omofobico meno. E quindi questa spero che sia un'occasione per iniziare una serie di incontri, di scambi anche con le associazioni che sono qui presenti per approfondire questa tematica. Quello che secondo me non viene fuori abbastanza è che la nostra società, adesso sembra, dico parole un po' populiste un po', però è cambiata, cioè, non è più la società in cui io siamo stati giovani, per cui alcune dinamiche rimangono sempre le stesse, e sto parlando di dinamiche familiari e sociali, lo dico spesso, mi fa molto ridere quando gli anziani si lamentano dei giovani, perché Cicerone si lamentava del fatto che i giovani ai suoi tempi erano molto migliori, perché è sempre lo stesso meccanismo. Però oggettivamente le famiglie sono cambiate, le relazioni affettive sono diverse. Ora, di questa diversità, di questa nuova consapevolezza, noi dobbiamo rendere edotti anche i nostri alunni. Su questo credo che non ci siano discussioni, perché le cose che loro vedono, che vivono e che li circondano sono diverse da qualche anno fa. La scuola cosa può fare rispetto all'educare le differenze? Probabilmente può iniziare, come vedremo più avanti, può iniziare dal linguaggio. Il linguaggio è fondamentale, il linguaggio crea la realtà e la trasforma e la può anche modificare in modo assolutamente determinante. Quindi noi vedremo oggi, prima con alcuni interventi, poi spero con gli altri tra di noi, come la scuola, la famiglia e quello che è la realtà sociale e politica dei nostri alunni contribuisce alla loro crescita e in che modo parlare di differenze sia educativo, perché questa giornata si chiama Educare alle differenze. Quindi avremo alcuni interventi, il primo dei quali è a cura di Mariana Terzolli, che è la nostra ex alunna, ma è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Genova, che ci parlerà di a che punto sono le istituzioni rispetto al favorire il pieno rispetto delle differenze e forse anche un ricordo perché ormai è passato. Grazie a tutti. Il cappello con cui mi piace di più essere qui oggi è proprio quella di ex alunna, perché questa scuola ha significato davvero tanto, anche poi per le scelte che ho fatto, anche per l'impegno politico e sociale che in cui mi sono, non so ancora se purtroppo per fortuna ho intrapreso. E mi aggancio a quello che diceva Lisa, per poi arrivare anche al focus dell'intervento su che cosa possono fare le istituzioni per valorizzare e riconoscere le differenze, che è quello che oggi la realtà ormai è modificata, è cambiata, questo succede costantemente. E la politica di fronte ai mutamenti della società può provare a non leggerli, provare a reprimere, tornare indietro e
ergere muri, oppure può rendersi conto dei fenomeni che avvengono e provare a normarli, modificarli e cambiarli. In questo senso è molto interessante capire anche cosa vuol dire oggi per una generazione più giovane parlare di differenze o di discriminazioni. Il primo approccio che si ha, che io ho avuto quando vado a parlare con i giovani e le giovani delle scuole, rispetto anche alle discriminazioni di genere o anche al tema delle discriminazioni rispetto al proprio orientamento sessuale, è prima di tutto a volte di negarlo, cioè si dice ma come, siamo ormai è una generazione nata in un contesto in cui la legge almeno formalmente garantisce la piena parità, in cui magari i propri attori preferiti o amici hanno fatto coming out e quindi si sono sdoganati alcuni tabù, alcune resistenze, e invece si scopre poi, andando un po' a fondo, di come invece gli stereotipi, le discriminazioni persistano e rimangano, e che oggi forse è anche più difficile identificare delle forme molto anche violente di sessismo, ma perché è più, un po' è più sfuggente, diciamo, che sicuramente 40 anni fa è di più smaccato un certo tipo di sessismo ostile o di omofobia palesata. Oggi è più sotterranea e anche più insidiosa, eppure ce ne rendiamo conto, ce ne si rende conto crescendo, come invece a scuola, non in questa scuola ma troppo spesso, si racconti una storia a sesso unico e quindi in cui c'è un genere completamente omesso da tutti i fenomeni più importanti, in cui il linguaggio continua a perpetuare invece determinati stereotipi, schemi o declinazioni sempre solo al maschile, che non accolgono altri tipi di amore o relazioni che ci possono essere, e di come le discriminazioni dal campo economico, quando cominci a capire che il tuo collega maschio guadagna più di te a parità di mansione, cominci a renderti conto di come sia invece ancora significante nascere donna o uomo o decidere di vivere liberamente la propria omosessualità. In tutto questo appunto le istituzioni hanno, credo, una grande responsabilità. Possiamo scegliere di fare appunto gli sportelli antigender, magari poi dopo ne parleranno meglio dopo di me altre associazioni, come ha deciso di fare la Regione Liguria, e quindi in una gender paranoia che alimenta i giorni nostri, come dire, nascondere un tema cruciale che è quello del rispetto delle differenze, il rispetto reciproco, e non accettare una sfida che comunque io credo sia entusiasmante, cioè credo che non esista un periodo migliore per nascere donna, per dichiarare la propria omosessualità o cambiare il proprio genere, perché appunto per fortuna le cose si modificano, si cambiano, e i passi che abbiamo fatto, siamo ai 70 anni del voto alle donne, ma, quindi in verità è un passato molto recente, ma i passi che abbiamo fatto anche legislativi sono importantissimi. Quindi si può cogliere questa sfida e quindi pensare che donne e uomini si possono amare anche meglio più di prima e capirsi molto più di prima, oppure si può provare confondere, spaventare, cavalcare una paura diffusa invece delle differenze di ritorno, e appunto fare fantomatici sportelli di gender su una teoria che è stata attraversata o che non esiste per come l'hanno declinata, e non è casuale che le scuole diventano un terreno di battaglia rispetto a questi scontri anche politici. Oppure si può scegliere dare pieno seguito a quella che deve essere l'altro compito della politica, un conto è approvare una legge e pensare che la realtà si modifichi appena si entra in vigore, un conto è dare gambe, respiro, finanziare progetti di educazione, di prevenzione reali, perché ci vuole del tempo, e sicuramente le leggi possono modificare anche la percezione delle persone, ma bisogna accompagnarle con dei processi culturali molto profondi, perché lo stereotipo di cosa deve fare una donna e cosa deve fare un uomo è profondamente radicato. Ci sono alcuni lavori fortemente sessuati, il campo della politica è forse uno dei campi più macisti e più beceri da questo punto di vista, e quindi in verità rimane fortemente la divisione tra sfera pubblica e sfera privata. Una sfera pubblica
pubblica affidata all'uomo, una sfera privata affidata alla donna, lo vediamo costantemente, continuamente, lo vediamo nel fatto che nonostante siano più numerose le laureate dei laureati, lo vediamo poi invece quante sono le donne a occupare posti di rilievo in città, nelle aziende private, nei consigli comunali, nei parlamenti, e quindi ci rendiamo conto di come sia invece necessario affiancare i processi di cambiamento con processi di prevenzione e educazione. E qua entra in gioco l'educazione alla fertilità, l'educazione alle differenze, e non dovremmo fare altro che dare seguito alla Convenzione di Istanbul, che il nostro Parlamento ha già approvato anni fa e che dice che tutte le scuole, nei loro piani di offerta formativi, devono far riflettere e mettere a curriculum discussioni rispetto al tema delle relazioni, del rispetto reciproco e di genere e del bullismo omofobico. Quello che succede è che ad oggi, nonostante ci siano tre proposte di legge depositate in Parlamento, quella che ho avuto modo di seguire più da vicino è Un'ora d'amore, che è stata sostenuta anche dall'associazione Scosse e altre associazioni che si occupano di questo tema, è che il clima è un po' immobilizzato rispetto appunto a uno scontro molto ideologico della politica, e quindi ci sono realtà virtuose come la di Milano, come tante altre scuole che autonomamente portano avanti dei percorsi in questo senso, e scuole invece in cui rimangono non affrontati, non discussi tutto quello che può emergere in una classe, quindi l'insulto alla ragazzina, al ragazzino, le discriminazioni anche più piccole che avvengono nel contesto classe, ma che possono segnare delle vite, diciamo, anche nei casi di cronaca più terribili sui giornali quasi quotidianamente. Il Comune di Genova ha tre anni fa deciso di aderire a un progetto europeo, e qui vi invitiamo il 5 aprile a una presentazione di questo progetto europeo rispetto alla violenza di genere, il contrasto al bullismo omofobico e la mascolinità positiva, che ha portato avanti in molte scuole di Genova, formando dei ragazzi, dei peer educator, che avevano pochi anni di più dei ragazzi con cui andavano a parlare, questo per facilitare anche la discussione. E questa è stata una buona pratica a cui ci siamo impegnati, io come parte politica, Simone e altre persone come parte associativa, da portare avanti una volta terminato questo progetto europeo, che non ha potuto raggiungere tutte le scuole, ma che ne ha raggiunte alcune. E quindi è nato da qualche mese un coordinamento a cui abbiamo chiesto di invitare anche la scuola di Milani, di associazioni insieme al Comune di Genova, per finanziare un primo progetto sperimentale in cui il Comune possa facilitare l'ingresso nelle scuole ad associazioni riconosciute. Questo perché è sempre più difficile, anche per una paura diffusa, entrare nelle scuole, perché i ragazzi hanno paura di uno scontro con i genitori poco informati rispetto a queste tematiche. Questi sono piccoli passi, sicuramente non sufficienti, diciamo così, avrei anche preferito ci fosse stata una battaglia più sicura e più temi anche del Comune, ma che però vanno nella direzione, io credo, giusta, e in cui il contributo della Milani, anche dell'elaborazione, credo che potrebbe essere prezioso per sancire una buona esperienza da replicare poi in tutte più scuole possibili. Quindi qua se ci sono anche domande, spero di non essere uscita. Grazie. Prima di passare la parola ai rappresentanti di Agedo, volevo fare una domanda a Marianna. Ti presenta il sindaco? Quindi in discrezione per fare lo scoop, però. Ci vorrebbe la parte, perché a me la cosa non funziona. A proposito. Io sono Barbara Pezzi, faccio parte di Agedo. Agedo è l'associazione di genitori di figli, diciamo, non eterosessuali, perché appunto sia l'orientamento che la... ci sono varie sfumature, quindi è meglio non... E noi come cioè un'associazione di autoaiuto dove vengono appunto i genitori che così all'inizio hanno la scoperta di avere un figlio omosessuale o transessuale, quindi si trovano
in un momento così di sorpresa, alcuni di sconforto, altri di non sapere che cosa fare. E, il confronto, diciamo, con altri genitori che hanno vissuto la stessa esperienza e hanno anche superato questa cosa, perché poi appunto quando uno la supera si rende conto che non c'è nulla di strano, aiuta appunto gli altri genitori ad aprirsi, a sfogarsi, a confrontarsi e a capire. E, come Agedo vogliamo soprattutto ringraziare la Don Milani, la professoressa, perché con la sua sensibilità e con la sua iniziativa, cioè, noi auspichiamo che molte scuole attuino questi programmi, queste tavole rotonde proprio su questi argomenti, perché noi come genitori spesso abbiamo vissuto anche l'emarginazione o alcuni fatti di bullismo sui nostri figli proprio direttamente, e molto spesso abbiamo notato una certa indifferenza o per non avere da parte delle scuole, o per non avere problemi, o per incapacità degli stessi insegnanti e operatori della scuola, o per indifferenza. Io credo che gli atti di bullismo, che alcuni veramente gravi, ultimamente a me dà l'impressione che siano quasi aumentati nella loro gravità, magari non come numero, ma come emarginazione, come manifestazione, forse proprio perché dall'altra parte c'è comunque più rivendicazione anche a voler manifestare i propri diritti, manifestare di poter essere quello che si sente di essere. Quindi questo provoca probabilmente dall'altra parte una reazione molto più forte. Vedi gli sportelli appunto anti-gender, questa teoria fantomatica. In ogni caso, vabbè, tra l'altro io sono la mamma di Nicole, una ragazza transessuale che come bambino aveva frequentato proprio la Don Milani, e devo dire che in effetti qua era stato un momento abbastanza felice, a parte probabilmente le sue prime sensazioni di non sapere bene che cosa fosse. Perché poi c'è anche questo, che io dico, se la scuola con i loro insegnanti, se si preparassero un pochino anche su questi temi, potrebbero di conseguenza anche dare una mano alle famiglie, oltre che impedire che per ignoranza si rivelino certi comportamenti nei confronti appunto di persone che hanno dentro di sé una certa... un certo disagio, ecco. Io ricordo per esempio, per esperienza personale, che mio figlio alle superiori, probabilmente identificato un po' come un po' strano, un po' diverso, era spesso vessato. Cosa è successo poi? Che lui, per evitare di essere vessato, si alleava con i più aggressivi e con i più... Non risolvendo, perché comunque rimaneva sempre il capro espiatorio del gruppo, no? Perché poi il gruppo ha bisogno di avere. E tutto sommato, nelle scuole superiori, perché poi ecco, da bambini uno non capisce bene, no? Poi quando comincia, nelle superiori aveva avuto diversi problemi, tant'è vero che poi è arrivato a metà quinta e ha abbandonato gli studi, quindi c'è poi anche questo problema di persone che non continuano, di ragazzi che non continuano perché hanno difficoltà. Quindi come Agedo sicuramente vorremmo che di questi eventi ce ne fossero molto di più, proprio a partire dalle scuole medie, perché è a quest'età che l'età più particolare che si educa veramente, dove i genitori non fanno camminavo insieme a loro, e quindi è fondamentale.
come a Gedo noi. Come l'ho già detto la volta scorsa, la giornata che genera di scuola, ci sono, o comunque magari in altra occasione, ci sono degli abiti, diciamo, di differenza, di religione o di nazionalità, no? Che però sono più protetti perché hanno un nucleo familiare che già le riconosce appena nascono. Sì. E quindi non hanno un problema di riconoscimento, di autonominazione, mentre invece le ragazze omosessuali a un certo punto hanno bisogno di autonominarsi e di dirsi quello che sono, e non hanno la famiglia e non hanno la scuola, no? E quindi esatto, sì, è una difficoltà enorme. Io parlo proprio di questo problema, appunto la differenza omosessuale o transessuale. Sono argomenti di cui proprio non si parla e quindi non si sa nulla, cioè anche noi come famiglia, io sono stata costretta a informarmi, andare a fondo, a capire, perché anche per me all'inizio è stato così un brancolare nel buio, no? E anche io mi sono ritrovata davanti con pregiudizi, con i miei pregiudizi, con i miei limiti, e probabilmente se, come dire, dalla scuola stessa ci fosse stato un sostegno, anche saremmo stati lì, sicuramente sarebbe stato un bel aiuto, ecco. Certo. O se giusto all'interno della scuola non ci fossero state delle manifestazioni di bullismo, di vessazioni, di prese in giro, se gli insegnanti avessero arginato queste cose, sarebbe stato effettivamente un bel aiuto. Grazie mille. Allora, invece adesso ci parlerà Simone Castagno, che è un referente esterno di Famiglia Arcobaleno. Allora, grazie a tutti e a tutte per la giornata di oggi. Noi diciamo in tutto il mondo, diciamo, omosessuali, siamo un soggetto più incomprensibile all'esterno, perché oltre ad essere gay, lesbiche, transessuali, non ci basta, vogliamo pure essere papà, mamma, genitore, insomma. Per cui questo è effettivamente un mix di cose che al momento ancora in questo paese, insomma, pone delle belle resistenze. Vi racconto brevemente la storia della nostra associazione perché è significativa, secondo me dice delle cose non solo sulle persone omosessuali, ma poi un po' su tutta la società. Noi nasciamo in Italia nel 2005 da 20 coppie di donne esclusivamente, e oggi nel 2015 siamo un numero come 1000 tra iscritti e iscritte, con oltre 580 bambini e bambine da coppie lesbiche gay in prima costituzione, cioè significa un uomo e due donne che decidono un progetto di genitorialità, lo condividono e lo portano avanti. Perciò i nostri bambini e le nostre bambine sono nelle scuole, e la vera emergenza che noi abbiamo è su due fronti, nel senso che da una parte c'è stata questa legge sui crimini civili, che se è stata utile a tanti e a tante, noi siamo quelli che siamo arrivati, come dire, a passare il chilometro con una staffetta durata 50 anni, 60 anni, senza fiato, e dire ragazzi bisogna continuare a correre, cioè non solo non siamo arrivati, ma dobbiamo pure convincere voi che tutto sommato, magari invece arrivati siete, perché a tanti è bastata, tutto sommato la legge civile, civile, a noi non basta perché i nostri figli e le nostre figlie non ci sono in questo... in questa legge, e non ci sono in un modo estremamente grave, nel senso che oggi i bambini e le bambine nate all'interno di coppie omosessuali praticamente risultano come figli di un genitore single, e la famosa stepchild adoption, che noi avevamo accettato, diciamo, come estrema forma di mediazione per tutelare gli interessi dei minori, è in realtà una cosa un po' disumana, non solo dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista relazionale e simbolico, perché poi per i bambini e le bambine i singoli hanno enorme importanza, il modo di potersi raccontare, poter descrivere la propria famiglia, potersi relazionare con gli altri e con le altre. La cosa che colpisce è che questa adozione è un'adozione speciale, che non è un'adozione legittimante, per cui dopo tutto un iter comunque estremamente faticoso, perché bisogna avere assistenza sociale in casa, bisogna andare di fronte a un magistrato, bisogna spendere dei soldi, non è banale comunque questo percorso, perché magari anche esperienze di adozione, insomma, sa cosa vuol dire,
ci troviamo di fronte ai bambini che non possono chiamare nonni i propri nonni e cugini i propri cugini, per cui una negazione davvero della loro identità, e la negazione dell'identità è proprio una violazione palese dei diritti umani che, come dire, da anni le nostre società occidentali prendono come modello di riferimento, come dire, culturale e politico. Dunque bisogna interrogarsi su questo, perché i nostri bambini rischiano, nei casi diciamo meno gravi in cui ci sia ad esempio una separazione, di essere anche solo mentalizzati, ad esempio dal genitore biologico, che può decidere, magari dopo che l'altro genitore è vissuto con il bambino 10, 11, 12 anni, di toglierlo, e dunque senza, come dire, senza che l'altro genitore possa fare nulla, insomma, ciò viene fatto una doppia violenza, uno al minore e due all'altro genitore. E l'altra situazione, quella più grave, ovviamente è quella del decesso, insomma, del genitore biologico, in cui il bambino o la bambina rischiano proprio l'istituzionalizzazione. Per cui noi, come dire, viviamo un po' sul filo del rasoio, di contro abbiamo, come dire, la libertà di difendere dei minori, e questo ovviamente come genitore, aspirante genitore, ci dà molta carica, e noi con le scuole siamo sempre, insomma, un po' a rompere le scatole, nel senso che da una parte essere un genitore gay o lesbica in Italia è ancora transessuale, è ancora essere praticamente un pioniere, per cui in ogni istanza, che sia la scuola, che sia l'ospedale, che sia, no, ma semplicemente anche andare a prendere il bambino, bisogna costantemente fare cammina out e dire, spiegare, e soprattutto mettere le figure che si relazionano con noi in grado di lavorare bene. Nel senso che io mi rendo conto che tranquillizzare la nostra socia di Roma, un giorno che si discutiamo molto animatamente, e dice: ma raga, ma bisogna tranquillizzare questi, bisogna dire che veniamo pure noi i figli, no? Perché spesso con questa campagna eccetera, le famiglie vengono terrorizzate, no? Perciò quando si parla di omosessualità ancora non si sa di cosa si sta parlando, ci sono molta stereotipia, per cui portare un bambino a scuola e dire a due mamme e a due papà, anche questo è un lavoro. E mi rendo conto che gli insegnanti e le insegnanti sono le figure che rimangono più in difficoltà, perché sono in difficoltà su tre fronti. Uno, acquisire una novità di cui magari non si erano mai preoccupate e che non conoscevano. Due, fare da ponte con gli altri genitori che magari potrebbero avere delle perplessità o magari ideologicamente essere fortemente contrari, e dunque fare da mediatori. Tre, avere dei dirigenti scolastici che accettino le proposte magari che vengono fatte dai genitori, non dico io, mi fa meglio accogliere. E diciamo un lavoro abbastanza faticoso, mi rendo conto. Beh, ma siamo così retribuiti. Esatto, però potete ancora smettere. Allora, io devo dare un feedback positivo, di fronte a tante cose negative, devo dire che in Regione Liguria, fortunatamente, noi abbiamo all'incirca una trentina di bambini e bambine, i più grandi erano 17 anni adesso, fino a questo momento abbiamo trovato un elevato livello di accoglienza, un elevato livello di competenza o di disponibilità alla formazione da parte delle persone del mondo della scuola. Dunque noi ci rendiamo un soggetto trasparente a raccontare le nostre storie, le nostre esperienze, come diventiamo poi genitori, perché c'è un grosso dibattito anche sulla genitorialità, soprattutto dei padri, e anche questo è interessante perché, a proposito di stereotipi di genere, abbiamo sentito parlare solo di padri gay prima della legge sulle unioni civili in un modo ossessionante, e noi siamo per il 30% dei dati dell'associazione, che sono un dato molto piccolo rispetto in realtà a tutte le famiglie omogenitoriali, però di donne che sono, come dire, la forza propulsiva dell'associazione non si sente parlare mai, no? Anche questo è un fatto abbastanza curioso, per cui adesso qui bisognerebbe però approfondire un po' la questione. Per cui noi siamo molto disponibili a farci conoscere, perché ci rendiamo conto che man mano che la gente ci conosce smette di spaventarsi, e che i nostri figli e le nostre figlie sono un veicolo straordinario, perché i bambini si fanno molto meno problemi degli adulti. Una carissima amica un giorno porta la bambina di 6 anni a scuola, insomma, primo incontro con i miei amici e amiche, e una dice: ma come si chiama tua mamma, come si chiama tuo papà? E gli dice: ma io ho due mamme. L'altra guarda un po' e dice: ma no, sì, due mamme, eh sì, ho due mamme, ma no, ma sì, ma no, vado avanti un pochettino. Alla fine questa qua sconsolata la guarda e dice: le mamme, ma non è che posso averle anch'io? Anche questi padri delle volte. E finisco dicendo, questa è una battuta per dire cosa? Per dire qual è l'utilità di famiglia Arcobaleno, per chi non è dentro famiglia Arcobaleno. Io credo che
Noi siamo un laboratorio interessante sugli stereotipi di genere, perché non so, per me e mio compagno tutti e due andiamo a stirare, infatti io con la felpa, la camicia ci sarà una ragione, e così nelle coppie di donne e nelle coppie di uomini si è costretti abbastanza, poi ovviamente anche noi abbiamo il nostro mare di stereotipie, però a ridiscutere alcune cose, cioè non perché sei madre devi essere la figura di accudimento principale, devi tu procurarti di dare il latte a tuo figlio quando non... c'è una negoziazione costante, questo permette di vedere, se non altro, poi magari non di correggere, ma di vedere con un po' più di facilità le stereotipie. E allora vedo che le generazioni nuove stanno cambiando da questo punto di vista, i papà e le mamme insomma sono molto più fortunatamente mobili in questa cosa, ma questo è ancora un paese in cui una donna in gravidanza nel 50% dei casi rischia o il posto di lavoro o una, comunque un downgrade della propria occupazione, perciò insomma la riflessione sullo stereotipo di genere ve lo offriamo e speriamo insomma di essere utili in questo dibattito. Sì. Quindi potrebbe essere, come dire, che è appena stata riconosciuta la paternità del padre. Allora, ci sono stati due casi, Trento e Firenze, in cui c'è stato un riconoscimento in un caso di un'adozione da surrogacy, cioè da gestazione per altri, e invece in altro caso un'adozione internazionale, in cui si è fatto valere il diritto internazionale del minore, che è quello nel suo paese di origine, di essere comunque figlio di due padri e dunque portandosi in Italia di vedere riconosciuto il suo diritto effettivamente alla stessa situazione che già prima viveva. Questo crea tutta una serie di questioni. Noi adesso stiamo purtroppo viaggiando a colpi di giurisprudenza e per cui insomma la situazione è ancora un po' critica, però magari se c'è tempo ve ne parlo. Se ho ancora 5 minuti vi faccio vedere il video, che è il saluto di parte delle nostre bambine e delle nostre bambine, che le portiamo sempre in giro perché ci sembra un bel messaggio da condividere.